storia del mio amico povero Andrea, il ragazzo africano che ho conosciuto in Africa circa un anno fa. L'altro giorno in una serata come tante ricevo questo video qua. Ciao Salvatore, tu come stai? Ho preso febbre gialla, sto molto male fratello. Tu come stai? Come vai? Ma spero che converrà tra poco, perché veramente da un po' di tempo che sto male, veramente. Sto molto malissimo. Ti chiamo presto fratello mio, vieni a trovarmi qua. E a quel punto mi viene in mente di fare solo una cosa. Fra, ascolta, dobbiamo andare in Kenya. Sì, fra, c'è il mio migliore amico Andrea che sta male, fra, dobbiamo andare in Kenya. Ma tu sai che significa andare in Kenya, fra? Fra, dobbiamo andare in Kenya, fra, dobbiamo prendere... Ma dove andare? Fra, dobbiamo andare il prima possibile, cerchiamo un biglietto aereo e andiamo in Kenya, ma dai. Fra, dobbiamo andare per forza in Kenya, dai, alzati. La situazione era molto grave perché approfondendo un attimo avevo scoperto che lì in Africa non c'erano medicine adatte a curare Andrea, o meglio, c'erano, ma lui non aveva abbastanza soldi. A quel punto non c'era altro da fare, abbiamo subito cercato il primo biglietto aereo per la notte stessa e siamo partiti per il Kenya. Mi raccomando, state attenti. Staremo bene in Africa. Ci aspettava oltre un viaggio di 30 ore, 3 aeroporti internazionali, da Roma al Cairo in Egitto, poi Nairobi e poi un altro volo interno. In sostanza un viaggio fuori di testa, ma che per il mio amico Andrea avrei fatto. E ci siamo! Adesso 5 ore di attesa per il prossimo Quanto? Volo. 5 ore. No, fra, non è possibile. Perché? Non è possibile. Perché? È il primo volo che ti capitava così. E ora ci ritroviamo qui ad aspettare 5 ore. 5 ore, vabbè. Tu paghi la ma perché? No, fra, ma perché? Dai, 5 ore passano, fra. Perché dobbiamo spendere? Ma fischi, no. Vabbè, signori, andiamo in lounge. Avevo quasi costretto il mio migliore amico Foxy a venire con me. Poverino, gli aspettavano 5 ore di attesa. Così per fargliele passare più velocemente, avevo speso oltre 80 euro per farlo andare nella VIP lounge. E siamo in lounge. Ecco, almeno questo okay, io ho perdonato. Ok, però vai, vai. 5 ore di attesa passeranno molto prima qua dentro. E così dopo un pranzetto veloce e una bella dormita, le 5 ore erano passate favolosamente. Adesso era il momento di partire per l'Egitto. E si vola per il Cairo. Tu ancora devi dirmi che ci facciamo qua. Tu stai tranquillo. Erano state 4 ore di volo intense, ma finalmente eravamo arrivati. Siamo appena arrivati in Egitto, raga, in questo momento sono le 6:40. Fermo. Mi stai disturbando, sto cercando di leggere questa scritta. Vabbè, a parte questo, comunque abbiamo il volo per Nairobi questa sera alle 9:40 e adesso ci tocca stare 4 ore in aeroporto. Prayer area? Area preghiera. Aspetta, nell'aeroporto c'è un'area dove si può pregare. Ma qui praticamente dove erano tutti. Eccolo qui, questo era il nostro volo per Nairobi alle 21:40. E ci siamo, stiamo per prendere il penultimo volo verso il Kenya. Nairobi, Foxy, sei carico? Vai, vai, carichissimo. Thank you. Ok, adesso è ufficiale, si vola ufficialmente in Kenya. Siamo partiti questa mattina alle 7, ora sono le 10 di sera, raga, e arriveremo domani mattina alle 8. Ancora c'è tanto da fare, ma ci siamo. Terzo aereo del giorno, oltre 5 ore di viaggio e una notte che si prospettava stressante. E signori, welcome to Kenya, ci siamo. Cazzo, mi stai portando siamo a casa, siamo a casa. E così siamo pronti per decollare con l'ultimo aereo. Siamo per prendere ufficialmente l'ultimo aereo. L'aereo con l'elica. Esattamente, raga, cioè sembra un aereo privato praticamente. Si vede proprio che siamo in Kenya comunque, eh? Che cazzo. Alieno. Gettino privato qua, cioè assurdo. E così dopo oltre 50 minuti di volo eravamo finalmente atterrati. Abbiamo preso la macchina e ci siamo messi subito alla ricerca di Andrea. Questa è la strada dove c'è la casa di Andrea che io gli regalai tantissimo tempo fa. Non so se vi ricordate. Adesso speriamo, raga, ci sia qualcuno, perché non credo sia qui visto che è in ospedale. Raga, questa è la casa, siamo arrivati in teoria. Oddio, ok. Ok, fra, scendiamo e proviamo a chiedere sperando che sia qui. Andrea, arrivir. Andrea! C'è nessuno, eh? C'è nessuno. Ma ci dovrebbe essere, ma io so che vive con la sua famiglia, fra. Ci dovrebbe essere almeno sua madre, no? E così dopo decine e decine di minuti a provare, scopriamo una triste verità. Possiamo provare a chiedere in giro. Sì, vabbè! Ma che ci sono un sacco di abitanti qua, cioè dove lo dobbiamo trovare, fra? Aspetta, forse ci sono. Io mi ricordo dov'è il suo vecchio villaggio, possiamo provare a chiedere a qualcuno di là. Andrea, sei qua? Andrea? Non risponde. Il primo tentativo non era servito a niente. Decidiamo di andare verso il suo vecchio villaggio e chiedere a qualcuno del posto. Madame, excuse me, do you know Anderson? This guy is because have you ever seen this guy? Eh,
Anderson. Yeah. Forse abbiamo una piccola speranza. Lo hanno riconosciuto e sanno dove vive. Mandonga. Malonga? Mandonga. Hai mai visto? Conosci questo ragazzo? Andrea, dove? Andrea di Padova. Andrea, sì, si chiama Andrea. E dove? Dove vive? Vive in questo villaggio. Sappiamo che è in ospedale, volevamo aiutarlo. Ok. Quindi posso andare a casa sua? Dov'è casa sua? È lontano? Potresti accompagnarci là? Però voglio con la bici. Va bene, dai, non ti preoccupare, ti seguiamo, ok? Ah, veloce, sta andando, dobbiamo andare. Dai, muoviamoci, raga. Forse abbiamo una speranza di trovare Andrea. Vai, ok, ragazzi, forse abbiamo una speranza. Io spero solamente che sia là nel suo villaggio, perché se no non saprei proprio dove andare a parare. Mamma mia, veramente, fracassia. Così, una volta arrivati sul posto, il nostro amico ci dà un'informazione molto importante. Casa sua là. Ah, là? È là? Quella là? Sì, quella là. Perfetto, ok, grazie mille. Adesso andiamo, sei stato gentilissimo, grazie davvero. Okay, grazie. A questo punto continuiamo a chiedere in giro se sapevano dove si trovasse e troviamo un'informazione importante. Ah, in quell'ospedale? Quello là? Ok, sta là in quell'ospedale, bravo. Okay. Perfetto, thank you. Perfetto, ora sappiamo dove si trova Andrea. Ragazzi, in teoria l'ospedale dovrebbe essere questo, Muyeye Medical Clinic. Ma che ospedale è questo? Non lo so, fra, ma in teoria Andrea è qua dentro. Oddio. Andiamo, raga, io non vedo l'ora di vederlo. Un ospedale che sembrava una stalla, una roba incredibile. E una volta entrato, la situazione non era delle migliori. Non ci sto credendo, finalmente possiamo fare qualcosa per lui. Oh mio Dio. Ma ragazzi, aspetta. Ma questo me lo chiamate ospedale? Tre ruote in un ospedale. Ragazzi, qua ci sono tutte le cose che fa l'ospedale, però vi giuro, cioè, sembra una topaia. No, raga, ma questo non è un ospedale, cioè. Ma che cazzo? Fa paura. Ed una volta entrati ci viene incontro subito il dottore. We are searching Anderson, do you know? Anderson, yes. Is there Anderson, Andrea. Incredibile ma vero, l'avevamo trovato. Andrea si trovava nell'altra stanza a fianco a noi. E così, senza perdere tempo, andiamo subito da lui. Ah, ok, è qua. Non ci credo. Oddio, Andrea. Andrea, come stai? Ciao, fratello. Febbreggiato. Sei stato malissimo. Come ti senti? Non tanto? All'apparenza capiamo subito che c'è qualcosa che non va. Andrea è veramente tanto abbattuto e non ha energie come le scorse volte. Che succede? Doctor, what is the problem? This patient has got yellow fever and I've been beating him for the last 5 hours. Oh my god, okay. He's very ill. Okay. His temperature is very high. Insomma, il dottore ci dice subito che la situazione non è delle migliori. Ha la febbre gialla e in uno stato molto avanzato. Andrea, ma da quanto tempo sei qua? Da 5 giorni che sto qua. 5 giorni, fra? 5 giorni, mamma mia. Si vede, è proprio distrutto. Poverino, guarda. Ok. A quel punto nella nostra mente gira soltanto un'idea. Doctor, we want to help our friend. So, we want to something. What he need? Like money, like... Ok. Oh, ha detto che ora ci spiega. Ok, perfetto. Le medicine sono costose. Very high. Oh, 200 euro. Avete capito bene, 200 euro per le medicine. 200 euro che per noi non sono una cifra così tanto elevata, ma che per Andrea rappresentano 2 mesi di lavoro. And he don't have the money for... He don't have the money. Cazzo. Ho capito. Ragazzi, cioè, praticamente le cure di cui ha bisogno Andrea costano 200 euro. E giustamente lui, non avendolo, si trova in stallo in questa clinica e non può fare niente. Non può far niente. Ora lo sappiamo, Andrea ha bisogno assolutamente di mangiare e ha bisogno di queste medicine. E se ci aveva inviato quel video, sicuramente era perché aveva bisogno di aiuto. Ok, doctor, we want help him. No problem, we pay all the medicine for him, ok? E dopo un leggero dialogo col dottore scopriamo una bellissima notizia. When will arrive the medicine? After 2 hours. Se noi ora paghiamo, in 2 ore ha le medicine. Ok, perfetto. Lo possiamo aiutare, fra. Ok, no problem, I pay the bill. A quel punto aspettiamo circa 2 ore nella clinica e come ci aveva promesso il dottore. Oh. Arrived. Ok. Ragazzi, le medicine sono arrivate finalmente. Le medicine per le vitamine. Ok. So we can start to heal the ring. Yes, we
Ok, ok, fast, go. Non c'è da perdere tempo, dobbiamo aiutare Andrea e dobbiamo farlo subito. Dico al dottore di muoversi e di dare subito le medicine ad Andrea perché lo vogliamo vedere in buona salute. Ok ragazzi, il dottore sta andando in questo momento a curare Andrea. Io non avete idea di quanto sono felice, Andrea è distrutto, eccolo qua. Andrea, ti abbiamo appena comprato le medicine, adesso starai meglio, ok? Oh, mi raccomando, sei sempre stato un mostro, va bene? Dai, riprenditi che sta passando, ok? Adesso passa tutto, fra, abbiamo pagato le tue medicine. Vedere Andrea in quelle condizioni mi aveva fatto diventare il cuore piccolissimo. Io che l'avevo sempre conosciuto con tante energie, con tanta voglia di vivere, era lì, su un letto e non aveva forza neanche di parlare. Siamo qui per te, non preoccuparti. Grazie per quello che sto facendo. Ma no, fra, non ti preoccupare, non sprecare fiato, dai, tranquilla, adesso ti sentirai meglio, vai. Senza perdere tempo, il dottore comincia subito a somministrare le medicine. Gli sta dando le pillole in questo momento, raga. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ok, gli sta dando tutto. Questi ospedali qua sono per la gente che non se lo può permettere. Questa cosa, cioè, mi fa veramente, ma veramente tanto male. Perfetto, sta facendo la puntura finale. Eccolo qua, ovviamente non mi inquadriamo. Ok. Va bene, adesso starei meglio, Andrea. Let's go, fratello, dai. E così dopo tre pillole e una bella punturina, il dottore aveva somministrato tutto il necessario. Ma adesso quando si sarebbe ripreso, Andrea? Two days. Hai capito? Due giorni stanno meglio. Ok. Ragazzi, in solamente 2 giorni il dottore ci ha garantito che si sentirà meglio e noi siamo contentissimi. Let's go, abbiamo salvato. Fatto un gesto bellissimo. Fra, siamo qua per lui, 30 ore di viaggio fatte per aiutare un amico. Oltre 200 euro spesi per pagargli le medicine. Ma noi eravamo contenti di aver fatto tutto questo. Abbiamo salutato il dottore e ce ne siamo andati perché quello che aveva fatto per noi era stato stupendo. Ragazzi, non c'era niente da dire, il dottore era stato bravissimo e come ci aveva promesso, in 2 giorni Andrea si è poi ripreso. Così esattamente il 28 febbraio lo siamo andati a trovare. Eccolo! Olà! Come stai? Allora, adesso sono stato era malissimo. Lo so, stai tranquillo. Fra, siamo venuti dall'Italia per te, Andrea. Io quando mi hai inviato quel video non potevo assolutamente. Sono molto contento. Se non era te, veramente potevo stare in ospedale. Tranquillo. Ti senti meglio? Adesso sto meglio, fratello. Ah, sono contento, dai, sono contento. Hai avuto la febbre gialla. Mamma mia, avevo la febbre gialla, fratello, non potevo che camminare, fratello. Veramente è stata bruttissimo, una cosa da bruttissimo. L'ho visto brutto, pensavo di morire. Ma fratello. No, fra, non pensare a ste cose. Adesso sono contento di rivederti. Grazie tanto, fratello, per quello che hai fatto. Sei il numero uno. Vieni qua, Andrea. Che dire, aiutare certe volte dà quel senso di appagamento, raga, che vi fa sentire bene. Se il gesto che io e il mio amico Foxy abbiamo fatto vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e a scrivere un commento qua sotto di cosa ne pensate. Inoltre, se volete supportarci nelle nostre avventure, un modo c'è: iscrivetevi al canale, così ci date la forza di continuare ogni giorno in quello che facciamo. Non sappiamo ancora per quanti anni continueremo a fare video, ma una cosa è certa: vogliamo lasciare un qualcosa di positivo su YouTube e lo faremo aiutando sempre il prossimo.